Microfono, grazie. Lepore, accorsi, bacillieri, Presente. bassi, Bertoni, Bittini, Presente, buonasera. Carapia, presente. Celli, Cima, Crescimbeni, Fabbri, assente giustificato, Larghetti, Mantovani, Panieri, Panzacchi, Polazzi, assente giustificato, Ruscigno, Santoni e Veronesi. Vi Presente. ricordo che c'è un ritardo di 4-5 secondi con i colleghi che sono collegati e non riusciamo a far di meglio. Comunque il numero legale è raggiunto, la seduta è valida. Bene, grazie segretario. Nominiamo gli scrutatori, Larghetti e Cima e direi anche Santoni. Abbiamo alcune assenze giustificate, Fabbri e Polazzi. E ora possiamo procedere alla trattazione degli oggetti iscritti. All'inizio ho una dichiarazione di apertura del consigliere Bacciglieri, che credo sia collegato, dedicata all'ex consigliere provinciale Sergio Guidotti, scomparso sabato scorso. Mi permetto anch'io di esprimere il cordoglio totale della città metropolitana e del comune di Bologna, come ho già fatto anche pubblicamente alla famiglia e ai gruppi consiliari che hanno visto in questi anni, insomma, in questo ente e anche nel quartiere Santo Stefano, la partecipazione alla vita politica attiva di Sergio Guidotti, una persona di grande valore, per il quale ho espresso appunto già pubblicamente il cordoglio della nostra città. Passo la parola al consigliere Bacciglieri. Sì, grazie Sindaco, buongiorno a tutte e a tutti. Il punto chiedeva solo di poter, in questa sede, ricordare come già lei ha fatto. Io la ringrazio molto da parte del gruppo Recupero Alternativa, le parole che ha detto a ricordo del consigliere provinciale, dell'ex consigliere provinciale Sergio Guidotti, che ha avuto una lunga partecipazione istituzionale in città, in provincia. Consigliere, non c'è audio, quindi forse se ha il microfono acceso deve uscire e rientrare. O deve attaccare meglio il microfono perché non si sente. Ok. Provo così, si sente meglio? Ancora non si sente. No, aspetta che Facciamo provo. una prova col consigliere Veronesi un attimo. Gian Piero, prova a parlare se funziona, se è un problema di audio nostro o di Sto microfono. parlando, mi sentite? Mi sentite? Pronto? È un problema direi, audio nostro. Sì. Quindi mi provo a nominare. Consigliere Celli si è appena collegato. Ecco, spero che adesso si Contattatelo. senta, Presidente. Adesso si sente. Provi, consigliere. Sì, grazie Sindaco, chiedo Provi scusa. ancora a parlare. Sì, si sente? Molto piano, quindi dobbiamo alzare il volume. Allora, Allora deve parlare più forte lei, forse. sì, ok. Allora, Ecco. io la ringrazio molto per le parole che ha usato, nei confronti dell'ex consigliere provinciale Sergio Guidotti, e la ringrazio per le parole, che penso siano condivise da tutti, e la dichiarazione d'apertura voleva appunto fare questo, ricordare in questo momento la scomparsa di un amministratore pubblico che ha goduto di grande stima, al netto delle proprie posizioni politiche, un po' da tutti, e quindi il nostro gruppo ha voluto ricordarlo, soprattutto per il ruolo nella provincia, dove è stato per 25 anni con anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio Provinciale.
quindi in questo momento è opportuno e quindi la ringrazio ancora avere l'occasione di poterlo ricordare anche pubblicamente. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Abbiamo una comunicazione relativa all'adozione da parte del sindaco di 4 prelevamenti al fondo di riserva. Consigliere Veronesi. Sì, bene, buongiorno a tutti. Relaziono sui 4 prelevamenti dal fondo di riserva. L'annualità è la 2022. Come ha già ben detto il sindaco, riguardano tutte integrazioni, distanziamenti, risultati insufficienti. Il primo prelevamento in parte capitale è il decimo provvedimento 2022, si è reso necessario al fine di prevedere 20.000 euro per far fronte delle spese informatiche di ammodernamento e ampliamento delle funzioni dell'applicazione BetterPoint per riprenderla ed innovarla nell'ambito della più ampia iniziativa Bella Mossa, che è stata promossa dalla città metropolitana in coordinamento col comune di Bologna. A seguire un prelevamento dal fondo di riserva, l'11° prelevamento. Qui siamo in parte corrente e in parte capitale. Il prelevamento si è reso necessario per andare a prevedere in parte corrente 31.000 euro sull'annualità 2022 per integrare le risorse necessarie per poter affidare in tempi urgenti un servizio relativo all'attività di revisione di pratiche tributarie. 1.250 euro sull'annualità 2022 per poter procedere in tempi brevi all'affidamento di un servizio di stampa e divulgazione riferito alle attività inserite nel piano strategico metropolitano e più specificamente riferite al piano di sviluppo dell'Appennino. In parte investimenti, invece parliamo di 136.098,80 euro sull'annualità 2022 per poter integrare in modo urgente le risorse collegate alla realizzazione del tratto della ciclovia del Sole Sperticano-Marano-Marzabotto-Grizzana-Morandi. Ancora, prelevamento dal fondo di riserva al 12° provvedimento, qui siamo in parte corrente, si è reso necessario al fine di prevedere 400 euro sull'annualità 2022 per andare a integrare in tempi urgenti le risorse necessarie alla corrispondenza di gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della commissione VAN per sopravvenute esigenze istruttorie. Poi abbiamo 1.000 euro sull'annualità 2022 per integrare con urgenza le risorse riferite ai contributi previdenziali della Cassa Professionale in relazione a un servizio di attività di revisione di pratiche tributarie. 30.000 euro sull'annualità 2023 per procedere con urgenza all'affidamento di un incarico relativo all'organizzazione di un convegno sull'urbanistica e la rigenerazione urbana che si terrà nel prossimo mese di febbraio, ma per il quale occorre avviare in tempi brevi l'iter di svolgimento. Infine, il 13° provvedimento 2022 del prelevamento dal fondo di riserva, siamo qui sempre in parte corrente, si è reso necessario al fine di prevedere 35.000 euro sull'annualità 2022 per poter integrare in tempi urgenti le risorse necessarie per l'attuazione dei piani di controllo delle specie animali fossorie nel rispetto di quanto diciamo disposto dalla legge regionale 157 del 92. Parliamo di 9.200 euro per poter integrare con urgenza le risorse necessarie per l'adeguamento alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 e al pagamento degli arretrati relativamente al personale finanziato con i fondi FSC. Si provvederà poi nella prima variazione utile del 2023 alla reintegrazione del fondo stesso. Grazie. Grazie consigliere. Allora, abbiamo alcune delibere, leggerò le varie i vari oggetti e poi le porremo in votazione. Quelle del bilancio io le darei per illustrate con grande franchezza, ma ovviamente se ci sono degli interventi da parte dei consiglieri siamo ovviamente qui apposta per dare risposte insieme al delegato Veronesi. La prima riguarda l'approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP triennio 23 e 25. Abbiamo interventi su questo argomento?
Sara Corsi, prego. Anche a quella che è stata l'interlocuzione avvenuta nelle scorse settimane anche con i gruppi di minoranza e diciamo con il sostegno anche degli uffici, sia stata l'occasione ancora di più per approfondire questa nota che sicuramente si pone come documento di programmazione, possiamo dire ambizioso, al netto di quella che è la situazione diciamo generale che vediamo anche dal punto di vista della crisi energetica, nonché di un quadro appunto anche internazionale che ha criticità non sicuramente irrisorie. Credo che appunto il documento unico di programmazione prospetti quello che è il ruolo di città metropolitana davvero in un ruolo di coordinamento che va a servizio dei territori su più fronti, anche su alcuni fronti innovativi dal punto di vista dell'attenzione che dà a fragilità presenti sul territorio, fragilità di carattere sociale, fragilità anche di carattere economico, nella volontà di creare all'interno dell'area metropolitana davvero un lavoro condiviso che passa attraverso quelli che sono i tavoli strutturati, attraverso quelli che sono gli accordi, attraverso tutti quegli strumenti di pianificazione che davvero rappresentano il cuore della missione stessa di città metropolitana. All'interno di questo documento unico di programmazione ritengo che tra i tanti punti presenti e che come dicevo abbiamo affrontato nelle scorse settimane ci sia per esempio tutto l'ambito legato al focus dell'Appennino che dà appunto una strategia di lavoro con i territori specifico, così come appunto anche tutte quelle che sono le azioni che vanno in una concezione di valorizzazione di un'azione anche pubblica dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista del lavoro. Una nota finale, credo che sia importante proprio per quello che è il lavoro che vediamo nel documento che oggi andiamo in votazione, ha un lavoro di raffronto tra quella che era l'agenda 2.0 e gli obiettivi anche 2030 di quell'agenda e quella che è oggi la nota di aggiornamento, che ci dà sicuramente delle linee anche operative importanti, poiché vediamo una città metropolitana raggiungere importanti risultati su tanti fronti, avere buoni livelli anche di obiettivi raggiunti su tanti fronti, molto più alti anche rispetto a quella che è la media nazionale, ma nello stesso tempo che ci pone con questo documento un lavoro, un compito anche di miglioramento, perché non ci possiamo nascondere che per esempio tra gli obiettivi che non raggiungiamo come città metropolitana c'è quello per esempio della lotta alla povertà o quello per esempio legato alla frequenza degli asili nido da parte dei bambini e delle bambine del nostro territorio. Sono due aspetti di carattere sociale importanti di cui appunto con questo documento unico sicuramente ci facciamo anche promotori e promotrici per un'azione che va a intensificarsi nel corso di questo anno. Grazie. Grazie a lei consigliera, ci sono altri interventi? Non riesco a leggere nella chat, forse il consigliere Bacciglieri, prego. Sì, grazie sindaco, spero che ora si senta meglio, solo per confermare come in occasione dell'adozione per annunciare un nostro voto di astensione, perché pur non chiaramente riconoscendoci in tutti gli obiettivi che sono contenuti nel DUP, riconosciamo che è un DUP molto ricco, condividiamo una serie di obiettivi e abbiamo apprezzato anche l'interlocuzione avuta in occasione del confronto sugli emendamenti, su alcuni degli emendamenti. Pertanto vogliamo proseguire in un'apertura di credito e quindi un voto neutro di astensione crediamo che sia il più equilibrato e appunto permette anche di registrare l'apprezzamento che dicevo. Grazie. Grazie. Altri interventi?
Simona, prego, Larghetti. Grazie Sindaco, ma vorrei fare un intervento molto breve, visto insomma che la nostra capogruppo ha già dato un inquadramento generale a questo documento per quanto riguarda le voci sulla ciclabilità, anche perché mi piace condividere in quest'aula che questa notte in Commissione Bilancio in Parlamento è stato ripristinato il fondo per la ciclabilità, anche se con risorse estremamente esigue, perché partivamo da un preventivo di 97 milioni che dovevano proprio servire a dare diciamo energia agli enti locali che stanno investendo sulla ciclabilità, e siamo arrivati a un fondo di soli 10 milioni, però è importante che questo fondo esista, perché ad ogni manovra può essere rimpinguato, e comunque è l'assunzione politica della necessità di finanziare le opere ciclabili. Peraltro questo nuovo fondo che è stato istituito ha un nome diverso dal fondo originario che nasceva per finanziare il piano nazionale della mobilità ciclistica, si chiama Fondo Ciclovie Urbane Intermodali, e noi con la nostra bicipolitana di tutti i giorni diciamo in qualche modo abbiamo anticipato questo concetto, perché stiamo costruendo una rete proprio che va a soddisfare bisogni di mobilità quotidiana per il casa lavoro su un territorio metropolitano dove l'intermodalità chiaramente è fondamentale. Quindi insomma alcune voci del nostro bilancio sono dedicate a questo impegno, e in generale abbiamo 33 milioni di euro previsti sui 3 anni, e anche un inizio molto importante di ripristino di alcune voci di bilancio dedicate alla sicurezza stradale. In particolare abbiamo 5 milioni di euro che impegneremo per la realizzazione del piano metropolitano per la sicurezza stradale. Ovviamente queste due opere, queste due voci, ciclabilità e sicurezza stradale, vanno insieme, perché fare ciclovie significa offrire non solo un'opportunità in più di movimento, ma vuol dire anche offrire sicurezza alle persone che fanno queste scelte, aiutandoci a raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 e degli inquinanti, di cui il nostro territorio, in maniera non omogenea per fortuna, perché ci sono aree della città metropolitana dove l'aria è migliore e aree dove è peggiore, anche a seconda della loro conformazione geografica, però è importante che fare questa scelta sia sicuro, visto che anche quest'anno abbiamo avuto diversi morti anche in bicicletta sulle strade della nostra città. Quindi penso che sia importante, non scendo nei dettagli delle singole opere che abbiamo finanziato, anche perché abbiamo già fatto alcuni passaggi in cui le abbiamo raccontate, però credo che questo impegno da parte del nostro ente sia da sottolineare, augurandoci che il governo torni indietro e capisca l'importanza di dare supporto agli enti locali anche in termini finanziari, soprattutto per quei territori, come sono molti dei nostri comuni, che non hanno risorse possibili per il proprio bilancio, territori a volte molto estesi, come è il caso per esempio di molti comuni dell'Appennino, dove però appunto con poca popolazione poi i bilanci comunali hanno diciamo delle cifre molto piccole, quindi è quasi impossibile per loro fare degli investimenti magari di decine di chilometri. Quindi in questo senso l'operazione che abbiamo fatto recentemente sulla ciclovia del Sole nel tratto tra Sperticano e Riola, dove abbiamo deciso di destinare il nostro fondo di riserva del fondo Cade a implementare una infrastruttura che era stata pensata in maniera più leggera, e fare diciamo un miglioramento che permetterà di avere costi manutentivi più bassi e una qualità dell'opera maggiore, va proprio in questa direzione, perché non possiamo chiedere questi soldi ai comuni dell'Appennino. E un'altra buona notizia di oggi su questo tema è che abbiamo avuto la proroga dal Ministero per l'utilizzo di 700.000 euro, sempre per migliorare anche tratti già realizzati di ciclovia del Sole, in particolare nei centri abitati, questa volta in pianura. Un'altra operazione importante grazie allo sforzo dei nostri settori, che spesso hanno più risorse di quelle che riescono a gestire, ma facendo uno sforzo straordinario stiamo riuscendo a metterle a terra. Quindi volevo insomma condividere con voi queste buone notizie, l'invito a lavorare tutti insieme anche trasversalmente alle forze politiche per dare sicurezza, ciclabili e un'esperienza migliore di mobilità ai cittadini dei nostri 55 comuni. Grazie. Grazie consigliera. Non ho altri iscritti? Quindi se non c'è nessuno passerei alle dichiarazioni di voto.
Non vedo dichiarazioni di voto, per cui metterei la votazione ricordando che c'è l'immediata eseguibilità. Eccoci, quindi doppia votazione, Lepore, favorevole, favorevole. Accorsi, Bacciglieri, doppia astensione. Ah, perfetto, quindi grazie. Bassi, Bertoni, Bittini, favorevole, favorevole. Carapia, doppia astensione. Celli, non lo vedo più. Cima, Crescimbeni, Larghetti, Mantovani, favorevole, favorevole. Grazie. Panieri, Panzacchi, Ruscigno, Santoni, Veronesi. Favorevole ad entrambe. Allora abbiamo 12 voti favorevoli, 4 astenuti, sia per la delibera che per l'immediata eseguibilità. Grazie, grazie anche a chi si è astenuto. Allora, il successivo ordine del giorno, il numero 3, approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-25 e relativi allegati. Darei questo anche per illustrato, ma siamo qui per gli interventi e le eventuali domande. Chi chiede la parola? Bacciglieri, prego. Grazie Sindaco, solo per una breve dichiarazione di voto, anticipo da parte del gruppo contraria, per i motivi già espressi riguardo al fatto che chiaramente il bilancio di previsione rappresenta la traduzione in forma amministrativa dell'indirizzo politico e di una serie di provvedimenti che non condividiamo, pur chiaramente apprezzandone invece altri. Non vogliamo chiaramente dire che è tutto sbagliato, anzi sarebbe veramente stupido farlo, e quindi non stiamo dicendo questo. Ci sono degli elementi assolutamente apprezzabili e di questi viene dato atto. Abbiamo anche condiviso in alcune fasi dello scorso anno, di quest'anno, il bilancio corrente, anche alcune considerazioni, un voto di astensione in un'occasione che ha dato un segnale dell'apprezzamento di alcuni interventi, in particolare legati alla viabilità e agli investimenti per le manutenzioni. Molto telegraficamente vi sono tre elementi sui quali invece vogliamo dare un nostro contributo. Si è parlato in diverse sedi, anche nel comunicato stampa che è stato fatto in occasione della presentazione del bilancio al Consiglio Metropolitano, del tema della rigenerazione urbana, un tema assolutamente cruciale e fondamentale. L'auspicio è che vi sia davvero una maggiore e più diffusa apertura ai territori anche periferici rispetto al capoluogo, in un bilanciamento degli interessi che chiaramente deve garantire tutti, ma che auspichiamo abbia una maggiore comprensione per le dinamiche territoriali di appunto comuni che sono un po' più in sofferenza da diversi punti di vista. Un altro elemento che abbiamo anche rappresentato nella scorsa commissione, in occasione dell'adozione, è riferito al fatto che sul peso previsto per gli interessi sui mutui è un elemento, quello dei 900.000 euro, che sicuramente ha un
suo peso, posto che diventa difficile, questo lo riconosciamo, intervenire al volo su certe il peso però sul bilancio di questi soldi e della loro incorposità, quanto si potrebbe fare con queste risorse, dovrebbe spingerci a vantare, conto che magari sia già stato fatto o sia in atto, una riflessione su quale possono essere delle contromisure per ridurre il più possibile questo esborso che chiaramente va a sottrarre risorse per interventi che invece potrebbero essere assolutamente positivi. L'ultima cosa, telegraficamente, non per aprire altre polemiche, ma solo per dire un po', come ha detto il suo figlio, che riguardo al fatto che chiaramente dal 2023 vi sarà anche, si rivelerà l'organizzazione afferente all'accordo quadro sulle manutenzioni, non sto a ripetere quanto già detto e le perplessità che abbiamo al riguardo, pur condividendo la necessità di interventi per la manutenzione, abbiamo delle perplessità sull'organizzazione, confidiamo anche che vi possono essere dei correttivi e quindi però traduciamo per questi elementi più attentamente la parola e anticipiamo il nostro voto contrario. Grazie. Grazie, sono altre? Non vedo altre. Dichiarazione di voto. Prego, Accorsi. Grazie Sindaco, il gruppo di maggioranza voterà a favore di questa nota di bilancio alla luce anche delle risorse, degli investimenti appunto presentati su tre linee che riteniamo appunto strategiche anche per la crescita della stessa città metropolitana. Prima la consigliera Larghetti ha fatto un ampio approfondimento appunto su tutta quella che è la mobilità ciclabile, vediamo anche grandi investimenti nell'ottica della viabilità, proprio anche alla luce di quelle che sono anche delle revisioni dal punto di vista strategico dell'operatività della stessa città metropolitana, importanti anche gli investimenti dal punto di vista dell'edilizia scolastica, proprio nell'ottica di dare appunto attenzione a quelle che sono le esigenze anche di studio e di socialità che la scuola rappresenta per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. Credo che gli investimenti anche in ambito dell'edilizia scolastica vadano a rafforzare anche quella che è una tipologia di risposta a che diamo anche alle nuove generazioni in un momento in cui appunto viviamo ancora il lungo tempo della post pandemia, che ha visto proprio i ragazzi e le ragazze essere sicuramente la generazione più colpita. All'interno del nostro bilancio ci sono appunto risorse che vanno proprio anche a rafforzare quelle che sono le politiche giovanili, penso per esempio alle risorse che Città Metropolitana dà all'istituzione Minguzzi per tutto quello che è il lavoro che fa anche proprio in riferimento a dare risposta, a trovare risposta al disagio. Credo che investire perché i ragazzi e le ragazze abbiano buoni luoghi in cui vivere, luoghi in che le scuole davvero possano essere per loro un luogo accogliente di comunità, sia importante e vada sottolineato come un impegno specifico di Città Metropolitana. Grazie, ha chiesto la parola a Carapia, prego. Grazie Presidente, anche il nostro voto sarà un voto contrario. Come diceva chi mi ha preceduto, il consigliere Bacilieri, questo è sostanzialmente il vostro programma elettorale annuale. Purtroppo è chiaro che parliamo di un ente, che questo certamente non è colpa vostra, ma di un ente sottodimensionato, un ente di secondo grado che ha una certa e poca valenza. E questo mi sembra che di averlo sentito anche dal sindaco e dal presidente che presiede l'assemblea. E per quello che riguarda i tanti temi ci sono tante criticità che abbiamo già espresso, io penso anche la questione comunque di un personale che è demotivato, perché chiaramente ci sono poche risorse e poi è chiaro che fa parte del gioco che la maggioranza e chi mi ha preceduto nell'intervenire si spertichi le lodi di quello che si è fatto. È chiaro che sul territorio ci sono tante criticità, c'è una criticità a livello
dell'ente e del personale. La punta dell'iceberg è quella famosa riorganizzazione di cui ne abbiamo parlato, dove non si sa come andrà a finire, perché comunque esternalizzando alla fine è dimostrato che si spendono più soldi, e se qui i soldi di finanza derivata per un ente di secondo grado ne arrivano sempre meno, chiaramente si fa, diventa dura. Quindi su questo al momento e per questo bilancio noi in questo momento votiamo contro. Grazie. Grazie a lei. Non ho altri iscritti. Metterei al voto. Doppia votazione anche in questo caso. Se gli scrutatori sono d'accordo, proporrei un esperimento, cioè chiamerei con appello nominale i consiglieri presenti, chiederei invece a quelli che sono collegati da remoto di esprimere il proprio voto in chat, così acceleriamo un po' il tempo se funziona questo sistema. Poi se non va, torniamo indietro. Lepore, Accorsi, Bassi, Bertoni, Cima, Crescimbeni, Larghetti, Panieri, Panzacchi, Ruscigno, Santoni. Ora Bacciglieri, Bittini, Celli non risponde, poi abbiamo Veronesi e Mantovani. Ok, quindi abbiamo 12 voti favorevoli, 4 contrari, nessuno astenuto, delibera approvata, così pure l'immediata eseguibilità. Grazie, abbiamo la 4, riconoscimento debiti fuori bilancio, già illustrato in commissione. Quindi ci sono interventi sul tema? Non vedo iscritti. Dichiarazione di voto? Non vedo iscritti. Mettiamo ai voti. Siamo come prima, Lepore, Accorsi, Passi, Bertoni, Cima, Crescimbeni, Larghetti, Panieri, Panzacchi, Ruscigno, Santoni. E adesso attendiamo il responso, se me lo dice Fantentoni. Bittini. Carapia. Manca Mantovani. Mantovani. Consigliere Mantovani, vuole esprimerlo anche a voce? Perfetto, grazie. Favorevole, favorevole. Abbiamo 13 voti favorevoli, 3 astenuti, sia per la delibera che per l'immediata eseguibilità. Bene, allora abbiamo adesso 2 delibere del vice sindaco Panieri. La prima è acquisizione di azioni nella società Arterra, attrattività ricerca territorio. A lei la parola. Grazie, molto velocemente, è già stato affrontato anche in commissione. Arterra è una società in house, quindi interamente pubblica, proveniente del capitale della regione, molto importante.
per quanto riguarda le attività di Arter e anche in vista di quello che è il mandato politico-amministrativo del sindaco metropolitano e anche dello sviluppo economico, quindi in parte anche del vice sindaco con le deleghe allo sviluppo economico, abbiamo ritenuto molto importante l'ingresso all'interno di questa società perché ci permette di valorizzare ancora di più in maniera sinergica anche col patto per il lavoro e il clima tutte le azioni di attrazione sul nostro territorio insieme ovviamente alla delegata Rosa Grimaldi. Tutto questo è molto importante, mette in campo una piccola partecipazione, lo 0,53%, 8.500 azioni per un valore di un euro l'una. Questo è quanto oggi serve anche per valorizzare, far crescere i progetti metropolitani relativi all'innovazione, allo sviluppo e soprattutto anche all'insediamento, tenendo conto anche del PTM, quindi dei 4 hub metropolitani di sviluppo. Grazie. Ci sono interventi? Non vedo richieste di intervento, dichiarazione di voto. Corsi, prego. Grazie Sindaco, il gruppo voterà a favore di questa scelta fatta da Città Metropolitana di ingresso appunto in questa nuova partecipata, alla luce anche di quelle che sono le potenzialità che l'ingresso potrà prevedere, proprio nell'ottica di essere strategica per lo sviluppo economico stesso di Città Metropolitana. Appunto durante la commissione l'illustrazione del punto è stata molto argomentata, anche proprio nell'ottica di evidenziare tutte quelle che sono le potenzialità che un lavoro strategico fatto sul territorio, anche insieme alla regione, appunto potrà essere efficace. Altre dichiarazioni? Bene, metterei al voto. Sempre. Lepore. Favorevole, favorevole. Accorsi. Bassi, Bertoni, Cima, Crescimbeni, Larghetti, Panieri, Panzacchi, Ruscigno, Santoni, Bacciglieri, perfetto, non serve fare i conti. La delibera è approvata all'unanimità, così pure l'immediata eseguibilità. Grazie, la prossima sempre di Panieri, attuazione e revisione periodica delle partecipazioni, prego. Grazie, molto velocemente, anche questa è stata affrontata in commissione, è un passaggio dovuto, essendo periodico si ripete ogni anno, nell'analisi è escluso il GAL dell'Appennino Bolognese, sono 12 le partecipazioni dirette della città metropolitana, 2 in liquidazione, ATC e la finanziaria Bologna metropolitana, sono 2 le società quotate, Aeroporto Marconi e Tipper SPA, nessuna società in diretta. Prima so che in commissione è stato richiesto anche diciamo da parte di un consigliere un approfondimento politico, un'indicazione politica, ribadisco quello che avevo già detto l'anno scorso perché essendo ciclico si ripete, in particolare riferito al passaggio da 9-5 membri del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda la parte definita, è un elemento evidenziato dalla Corte dei Conti, essendo Bologna Fiera una società mista e quindi non una società partecipata solo pubblica, andava condiviso con tutti e visto i tanti elementi sul tavolo, se pensiamo alla crisi energetica, il tema del Covid, della pandemia, le tantissime iniziative, si è convenuto nel rinnovo che è stato fatto il 24 giugno 2020 di tenere in piedi il Consiglio di 9, quindi
una più ampia diffusione degli incarichi rispetto a quello che è l'attività molto aperta e molto ampia rispetto all'attività di Bologna Fiera. Questo è quanto l'ho voluto ribadire, proprio perché segue anche un filone che non è solo ovviamente quello tecnico richiamato dalla Corte dei Conti, che dava un sostanzialmente un perimetro, ma che è nelle facoltà dei soci, soprattutto che non sono soci tutti pubblici ma anche privati, come sappiamo, per quanto riguarda la natura di. Grazie, ci sono interventi? Santoni, prego. Sì, grazie Sindaco, farò anche la dichiarazione di voto. Mi ricollego a quello che diceva appunto il Vice Sindaco per esprimere la motivazione del nostro voto contrario, che al netto delle giustificazioni comunque deve comunque tenere conto di quelle che sono le indicazioni della Corte dei Conti. È vero che probabilmente ci sono state difficoltà negli anni indietro, però nell'ottica di una, diciamo, di una corretta organizzazione, soprattutto il recepimento di un'indicazione di importanza rilevante, non solo non si è dato seguito all'indicazione che prevedeva di ridurre da 9 a 5 il numero dei componenti, ma addirittura con la modifica statutaria lo si è portato a 11. Quindi diciamo questo aspetto per noi è un aspetto che è di rilevante importanza, e quindi rappresenta il motivo per cui anticipiamo che voteremo contro, mentre ovviamente voteremo a favore per l'immediata esecutività, essendo un adempimento di legge, soprattutto con scadenze prescrittive. Ecco, aggiungeremo come gruppo un altro elemento, che magari potrebbe non essere contestuale, ma che lo vogliamo contestualizzare noi, che è legato invece alla gestione degli utili di Tiper, che da un lato ci fa piacere constatare per l'ennesimo esercizio essere molto molto elevati. Però ecco, riguardo a questo noi chiediamo con ancora più insistenza, cosa che abbiamo fatto anche negli anni passati, che diciamo, questi utili possano avere una ripercussione ancora più diretta sul territorio, perché soprattutto nelle zone marginali, di cui si è parlato molto prima anche da parte delle consigliere in ottica di durante la discussione della nota di aggiornamento e poi del bilancio, le zone decentrate richiedono della mobilità come principale strumento di crescita della propria comunità. Vi ringrazio. Grazie, ci sono altri? Dichiarazioni di voto? Andiamo al voto. Prego. Accorsi, Bassi, Bertoni, Cima, Crescimbeni, Larghetti, Panieri, Panzacchi, Ruscigno, Santoni. Attendiamo. Grazie. Allora, per la delibera abbiamo 12 voti favorevoli, 4 contrari, mentre per l'immediata eseguibilità abbiamo 15 voti favorevoli, 1 contrario. Quindi tutte e due, la delibera sia l'immediata eseguibilità, sono approvate. Bene. Abbiamo ora una delibera della delegata Panzacchi, programma annuale attività turistiche, territorio turistico Bologna-Modena, approvazione del programma 2023 PTPL. Prego. Mi sentite? Sì.
Buon pomeriggio, l'abbiamo già trattata anche in commissione alle 13, quindi farò una breve sintesi di quello che è stato il mio sproloquio delle 13, sostanzialmente per confermare che con l'adozione, con l'approvazione di oggi in Consiglio Metropolitano andiamo a concludere l'iter di adozione del Piano Turistico di Promozione Locale 2023. Un iter che è iniziato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico che aveva scadenza il 12 di novembre. Sottolineo con soddisfazione che questo è il primo PTPL unitario tra Città Metropolitana di Bologna e la provincia di Modena. Sapete che nel corso del 2022 abbiamo anche attuato un nuovo logo di identificazione visiva del territorio turistico Bologna-Modena, quindi una joint venture non solo sul turismo ma anche su altri temi strategici che si sta portando avanti tra la nostra Città Metropolitana e la provincia di Modena. Quindi diciamo che in questo PTPL i criteri di selezione dei progetti sono unitari, però c'è comunque la doppia rappresentazione dei progetti approvati per la Città Metropolitana di Bologna e quelli approvati per la provincia di Modena, senza commistioni di risorse, nel senso che la nostra Città Metropolitana ha potuto continuare a fruire delle medesime risorse degli anni passati per il proprio territorio e la provincia di Modena ugualmente. E sapete che il PTPL è formato di due ambiti specifici, uno che è relativo ai servizi turistici di base, quindi agli uffici di informazione turistica, che come vi ho forse già detto anche durante quest'anno, sono oggetto di una revisione normativa da parte della Regione Emilia-Romagna, revisione che è diciamo quasi compiuta, quasi a compimento, e entrerà in vigore dal 2024. La Città Metropolitana di Bologna e la provincia di Modena, quindi come territorio turistico unitario, si fanno nel 2023 come alfieri di un periodo di transizione nel quale verranno cominciate ad applicare quelli che saranno i criteri che la Regione ha approvato a far data dal 2024, quindi sostanzialmente noi ci siamo candidati a fare da pionieri rispetto alla riforma normativa. E la commissione, che ringrazio perché i progetti, il sindaco lo sa bene perché ha seguito sempre lui queste procedure che sono veramente molto molto laboriose e fanno riferimento con incontri sul territorio ma anche con incontri specifici e anche tecnici per la selezione della graduatoria, fra l'altro in tempi molto stringenti, quindi ringrazio davvero tutti coloro che si sono applicati con grande solerzia, tecnici sia della Città Metropolitana di Bologna sia della provincia di Modena, per riuscire a stilare una graduatoria degli interventi sia dell'ambito 1 che dell'ambito 2. Faccio anche presente che per quest'anno, per la prima volta, per quanto riguarda i servizi turistici di base, quindi gli uffici di informazione turistica, si è tenuto conto di un criterio che prima non veniva considerato, che è quella della sovracomunalità, che sarà un criterio fondante anche della riforma regionale. E le domande che sono pervenute sono per la maggior parte, devo dire, afferenti alla Città Metropolitana di Bologna, ne erano pervenute 33 per il nostro territorio e 7 per la provincia di Modena. A seguito della graduatoria stilata appunto dai tecnici che hanno partecipato e ovviamente poi è stata anche concertata con gli organi del territorio turistico, quindi la cabina di regia e il tavolo di concertazione, sono stati selezionati 38 progetti, di cui 32 della nostra Città Metropolitana e 6 della provincia di Modena. E 4 progetti non sono risultati ammessi perché avevano vizi formali e 1 non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dall'avviso pubblico. Oggi andiamo ad approvare quindi non solo il programma turistico di promozione locale 2023 ma anche i suoi allegati, che sono l'elenco delle proposte di intervento presentate, che è l'allegato 1, la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento per la Città Metropolitana, che è l'allegato 2, e il terzo allegato è l'elenco degli ammessi a finanziamento per la provincia di Modena. Per quanto riguarda il computo economico di questi interventi, quindi sottolineo anche l'importanza del rilievo economico di questi interventi sul territorio di promozione turistica,
sono pari a 1.292.594,72 euro, di cui 764.118,24 fanno riferimento all'ambito 1, quindi ai servizi turistici di base, quindi l'informazione turistica, e per 528.476,48 fanno riferimento all'ambito 2, quindi ai progetti di valorizzazione turistica del territorio. Per quanto riguarda la percentuale di contributo corrispondente a ciascuna fascia, la relativa somma da assegnare verrà fatto in una successiva valutazione dagli organismi del territorio turistico di Bologna-Modena. E a seguito dell'approvazione oggi in Consiglio, il PTPL verrà inviato alla Giunta regionale, che dovrà approvarlo entro la fine dell'anno e procedere al relativo finanziamento. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono interventi? Prego. Annunciato, se ne ha appunto parlato diffusamente in commissione, la nostra posizione favorevole rispetto a questo piano, che insomma presenta una buona progettualità sul territorio, volto alla valorizzazione dal punto di vista turistico del territorio, insomma del territorio metropolitano, quindi anche sulla provincia. E questo è chiaramente molto interessante e pone molti, molti spunti, e speriamo che porti chiaramente fermento nei nostri paesi e nel nostro territorio, e anche appunto possibilità di avere così persone, attività, insomma, che naturalmente è molto importante e valorizza il territorio. Insomma, le iniziative che vanno a valorizzare la nostra città metropolitana, ripeto, in particolare la provincia, perché insomma riteniamo che Bologna sia abbastanza già conosciuta e al centro del turismo, sono ben accette. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono altri? Corsi, prego. Grazie sindaco, ringrazio la consigliera Panzacchi non solo per l'esposizione ma ovviamente per il lavoro fatto. Credo che come dire, questo piano attesti anche quello che è il lavoro di stimolo che Città Metropolitana deve fare anche sui territori e fa sui territori, proprio nell'ottica di creare un rafforzamento su tutti quanti i territori. Anche la differenza dei progetti arrivati e che appunto sono allegati alla documentazione che poniamo in votazione, credo che dia conto proprio di una ricchezza anche di carattere territoriale, dove ciascun territorio ha cercato, diciamo, di dare evidenza a quelle che sono le proprie specificità. Quindi ovviamente anticipo anche il voto favorevole del gruppo. Grazie, se non ci sono altri interventi procederei con la votazione. Grazie. Allora, Lepore, favorevole a Corsi. Bassi. Bertoni. Cima. Crescimbeni. Larghetti. Panieri. Panzacchi, Ruscigno, Santoni e adesso sentiamo i remoti. Grazie Francesco. Allora abbiamo un'approvazione all'unanimità della delibera e anche dell'immediata eseguibilità. Grazie.
Grazie. Allora, procederei con l'oggetto numero 8, adozione piano degli spostamenti, caso lavoro. Chiederei al consigliere Crescimento. Sì, l'argomento è stato visto anche oggi in commissione, comunque sintetizzo. Si tratta di una norma che prevede appunto questa redazione di questo piano, dove il piano in tal caso è redatto e il mobility manager è il direttore del piano. Praticamente vengono fatti questi studi e l'obiettivo è quello di incentivare la popolazione della città metropolitana, in questo caso la popolazione dipendente della città metropolitana, a utilizzare mezzi pubblici o sistemi alternativi, quali possono essere la bicicletta al classico automobile. Questo soprattutto al fine di ridurre l'inquinamento e i gas climalteranti e inquinanti, ma il tema che sottolineiamo stamattina era anche quanto ci sono oggi altre possibilità, come le riunioni da remoto o tante attività o lo stesso smart working da remoto che possono incidere su questo piano che logicamente non è mobilità ma è quasi un non fare mobilità. Colgo anche positivamente comunque un'indicazione che è stata data stamattina dal consigliere Baciglieri, quella di chiedere agli uffici di integrare eventualmente o valutare di integrare questo studio anche con il personale non solo dipendente ma anche politico della città metropolitana. Grazie. Ci sono interventi in merito? Non ci sono interventi, dichiarazione di voto? Andiamo al voto, prego. Favorevole. Accorsi. Bassi. Bertoni. Cima. Crescimbeni. Larghetti. Panzacchi, Ruscigno, Baciglieri favorevole, Vittini favorevole, Carpia favorevole, Mantovani favorevole. Anche il voto di Veronesi. Consigliere Veronesi vuole esprimere il voto? Pare di no. Bene, chiudiamo la votazione. La delibera è approvata con l'immediata eseguibilità all'unanimità. L'ho scritto nella chat, è favorevole. Perfetto, grazie. Allora lo aggiungo. Grazie, consigliere. Bene, ora abbiamo la consigliera delegata Larghetti, approvazione atto integrativo accordo di programma, recupero, riqualificazione e uso ciclo pedonale del tracciato ferroviario Bologna-Verona. Prego. Grazie sindaco metropolitano, come ho insomma un po' già annunciato durante il mio intervento relativo all'approvazione del DUP, questo si tratta di 700.000 euro, un avanzo di un finanziamento ministeriale che già peraltro avevamo utilizzato per la ciclovia del Sole. C'era stato un ribasso di gara che aveva consentito un avanzo e abbiamo richiesto la proroga di queste risorse per poterle utilizzare, visto che durante questo anno il nostro ente è stato molto, molto impegnato dalle tante attività e quindi abbiamo richiesto una proroga che ci è stata concordata. In questo modo potremo migliorare la qualità di quanto già realizzato nel tratto nord della ciclovia del Sole. Sono ovviamente a disposizione se ci sono altri interventi. Grazie. Ci sono interventi? Non ne vedo. Dichiarazione di voto? Direi che possiamo passare alla votazione. Eppure? Favorevole. Accorsi. Favorevole. Bassi. Bertoni.
Cima. Crescimbeni. Larghetti. Panzacchi. Ruscigno. Basta perché abbiamo. E Mantovani mi manca. Bene. Dunque, la delibera è approvata all'unanimità, come pure l'immediata eseguibilità. Grazie. Abbiamo ora una delibera che ci illustrerà il segretario generale su indirizzi strategici, elaborazione, rischi corruttivi e trasparenza, piano integrato di attività e organizzazione 23-25. Prego. Ecco, grazie Sindaco. Allora, inizio con una breve premessa per chiarire che la proposta di deliberazione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio metropolitano assolve al doppio passaggio già previsto in passato per l'approvazione del piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, che aveva fino all'introduzione dell'ordinamento degli enti locali con la legge 113 del 2021 del PIAO, del piano integrato di attività e organizzazione, aveva una sua autonomia e disciplina specifica. Con l'approvazione del PIAO e poi con le precisazioni emanate con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, è stato definitivamente chiarito che il piano della trasparenza e anticorruzione confluisce a tutti gli effetti nel PIAO insieme agli altri strumenti di programmazione, quali il piano della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere e del lavoro agile. La collocazione all'interno del PIAO dei contenuti essenziali di quello che era il piano per l'anticorruzione viene inserito nella sezione rischi corruttivi e trasparenza e viene approvato nel caso specifico della città metropolitana assieme al PIAO con atto del sindaco. Resta comunque, come dicevo, inalterata la competenza del Consiglio metropolitano ad approvare gli indirizzi strategici riguardanti tale sezione. Ora, se volete, vi do un cenno breve dei contenuti di questo piano, anche se sono stati illustrati, credo, abbastanza diffusamente nella Commissione. Comunque sono a disposizione. Posso praticamente dire che, fermo restando, diciamo, la riproposizione dello schema tipico del piano anticorruzione, quindi la definizione di un contesto esterno che ovviamente descrive le condizioni socio-economiche dell'area a cui si riferisce l'ente, quindi nel nostro caso dell'area metropolitana, da questo contesto, dalla definizione di un contesto esterno che ovviamente ha il compito di evidenziare eventuali incremento di aree di rischio dovute a infiltrazioni mafiose o comunque da attività criminogene, si passa, diciamo, ad una valutazione del contesto interno, e cioè dello schema di organizzazione dell'ente che approva questo, questo piano. Poi entriamo nel merito, non mi soffermo sulle procedure di approvazione che, come avevo accennato, prevedono un coinvolgimento anche esterno dagli stakeholders con una proposta che viene diffusa attraverso il sito e che richiede eventuali osservazioni o integrazioni che non abbiamo avuto peraltro. Passiamo, diciamo, al cuore di questo piano, che è sostanzialmente la definizione delle aree di rischio e all'interno delle aree di rischio delle attività che in queste aree di rischio comportano condizioni, diciamo, più favorevoli a fenomeni corruttivi. Infatti questo cuore del piano sostanzialmente parte da una mappatura dei procedimenti, perché attraverso la mappatura dei procedimenti si possono individuare quali sono le fasi e le attività che sono più esposte, diciamo, a rischi corruttivi. Sulla base di questo poi si interviene con misure
di precauzionali che hanno il loro svolgimento e la loro integrazione con il piano delle performance, quindi si integrano con gli strumenti di programmazione che l'ente ha. È evidente che gli elementi innovativi che posso definire tali di questo piano sono sicuramente legati alla forte presenza delle risorse che derivano dal PNRR, per le quali c'è un'attenzione particolare, una sollecitazione di ANAC di un monitoraggio molto stretto su tutte le attività che sono finanziate con questi fondi, e quindi un monitoraggio che riguarderà non solo le opere pubbliche e la realizzazione di interventi pubblici, ma anche interventi contributivi a favore di imprese o altri soggetti giuridici. Ecco, e quindi questo tipo di monitoraggio sarà oggetto di un'attenzione particolare anche all'interno della nostra organizzazione. L'altro elemento che sicuramente troverà nel corso del 2023 uno spazio diverso e più profondo, diciamo, della nostra attività è quello dell'antiriciclaggio, sollecitato sia in parte dai fondi del PNRR, ma sia da una rilevazione abbastanza significativa che deriva proprio dagli aspetti del contesto esterno, che sono monitorati non solo da noi, ma in particolare da quel servizio della regione che, diciamo, cura, fa attenzione alla sicurezza del territorio e anche ha una relazione intensa con gli organi della pubblica sicurezza. Diciamo, questa attenzione all'antiriciclaggio ci porta nel corso del 2023 a sperimentare delle nuove iniziative che sostanzialmente sono delle checklist che compiliamo sulla base di alcuni criteri ritenuti forieri anche di situazioni anomale, un insieme di valutazioni sulla soggettività di alcune imprese o comunque di tutte le attività che ci mettono in relazione con l'esterno, per evidenziare eventuali anomalie che, come noto, non sono trattate direttamente da noi, ma sono frutto, potranno essere frutto, qualora appunto queste anomalie si rivelino consistenti, di una trasmissione all'unità della Banca d'Italia, che poi darà seguito eventualmente agli accertamenti necessari. Ecco, questo in buona sostanza è il contenuto del piano che andremo a formare sulla base degli indirizzi che questo Consiglio intenderà approvare. L'ultima annotazione che mi pare opportuno fare è che il ruolo della città metropolitana viene valorizzato in questa fase, ma proprio per la relazione che può avere anche con gli altri enti che appartengono all'area, per i quali esercitiamo una funzione di coordinamento attraverso anche degli incontri periodici con i responsabili anticorruzione, da un lato, dall'altro con la nostra partecipazione alla RIT, che è la rete regionale che è stata costituita proprio per monitorare l'attività anticorruttiva e di trasparenza degli enti, non solo gli enti locali, ma, come dicevo in commissione, anche di tutti gli enti pubblici, università, camere di commercio, consorzi, eccetera, che hanno inteso aderire a questa iniziativa. Sono oltre 213, credo. Sono a disposizione se avete domande. Dichiarazione di voto. Direi che possiamo passare al voto. Sì, in questo caso non è richiesta l'immediata eseguibilità perché i termini per l'approvazione del PIAO sono un po' più larghi. Ecco. Quindi esprimete un solo voto. Lepore, Accorsi, Bassi, Bertoni, Cima, Crescimbeni, Larghetti, Panieri,
Ah no, scusate. Panzacchi, Ruscigno. E adesso raccogliamo i voti dei rem. Consiglieri Mantovani e Carapia. Favorevole, Carapia. Favorevole. Grazie. Allora, Carapia favorevole. Mantovani non è più collegato. Perfetto. Allora, la delibera è approvata all'unanimità. Grazie. Ora abbiamo gli aggiornamenti sulle interrogazioni. La numero 11, interrogazione a risposta scritta del gruppo Uniti per l'Alternativa sulla soccombenza di Tiperi in Consiglio di Stato, in contenzioso afferente all'affidamento delle attività, piano di sosta, servizi, attività complementari e mobilità del Comune e possibili azioni conseguenti. La risposta è già pervenuta da parte del Vice Sindaco Panieri in data 20/12/2022 entro i termini. Sarà iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. L'oggetto numero 12, interrogazione e risposta scritta del gruppo Uniti per l'Alternativa relativa all'ex vetro Silex di Castelmaggiore. Non è ancora pervenuta risposta dal consigliere delegato competente, ma non sono scaduti i termini. Direi che abbiamo completato i lavori del nostro Consiglio. Ci possiamo salutare augurandoci buone feste. Auguroni a tutti voi.